Ma mi piace l'interpretazione che ha avuto la squadra nel momento in cui c'era da tenere la squadra compatta nella risalita, quando magari c'era la palla coperta. Mi è piaciuto comunque cercare di provare a giocare comunque contro una squadra che è ben strutturata anche fisicamente. Credo che è normale che magari al primo tempo ci sia più intensità di gioco e quindi le difficoltà siano maggiori nel secondo tempo. Preso un po' le misure e la squadra si è ben comportata. Per il percorso che stiamo facendo non ci sono aspetti negativi, se non magari la situazione del gol dove si è lavorato male, anche se non ho rivisto il gol, però sicuramente abbiamo concesso un errore sul posizionamento e sul cross dentro l'area. Ma io credo che il campionato di Serie B sia un campionato lungo e dove ci sono 42 partite, dove ci sono 5 turni infrasettimanali, quindi è giusto che ci sia una rosa ampia. In questo momento la nostra è un po' troppo ampia, quindi sicuramente si dovrà fare qualche operazione uscita, però poi dipende anche dalla fortuna, dagli eventi, da quello che può succedere e che non può succedere. Quindi, però consideriamo il fatto, ripeto, che il campionato di Serie B è un campionato molto lungo. Rispetto alla Lega Pro, che poi alla fine dell'anno scorso il nostro campionato è stato simile alla Serie B perché si è andato avanti ancora per 6 partite, però ripeto, bisogna essere costanti, bisogna essere bravi nel lavorare, bisogna essere fortunati ad avere meno infortuni possibili, però ripeto, è un campionato lungo e quindi c'è bisogno numericamente di una rosa abbastanza ampia. Questa settimana è una settimana, diciamo, un po' di scarico con i lavori, no? Con il lavoro. È chiaro che non saremo brillantissimi nel campionato, ma normalissimi, però sicuramente saremo pronti ad affrontare questo campionato, pronti ad affrontare la Cremonese nel migliore dei modi.